Ciao ragazzi, benvenuti. Da come richiesto anche da voi, oggi parliamo di stampa, stampa fotografica, stampe fine art e varie tipologie di stampa, sia colori che bianco e nero. Perché stampare, che cos'è la stampa fotografica oggi e com'è soprattutto la stampa fotografica oggi. Oggi si tende nella fotografia digitale a stampare sempre meno, purtroppo su carta o sui vari materiali. Adesso va molto di moda anche il Forex e il Plexiglas. Comunque la stampa, secondo me, e non solo secondo me, dà vita a una fotografia. Una fotografia, se non viene stampata, non prende vita, non può prendere vita, non può andare avanti, non può essere quello che fondamentalmente per noi o per chi la vede, in base alla soggettività del soggetto, ovviamente, è una cosa viva, una cosa che noi creiamo. La creatività è una delle parti integranti, fondamentali e giuste nella fotografia di oggi. Lo è sempre stata anche in passato. E oggi ancora di più nel digitale, secondo me, bisogna valorizzare la creatività insieme alla tecnica, insieme all'estro, insieme alla capacità di poter esporre un'immagine che si è pensato, si è visto, si è voluto attraverso appunto una fotografia, immortalandola, che poi stampandola attraverso una stampa. È un gioco di parole, però fondamentalmente è molto così il tutto. E la storia, insomma, in breve è questa, che ogni stampa ha una storia a sé, nel senso, ci sono vari formati di stampa. Ci sono varie tipologie di stampa. Io prevalentemente stampo, dico la verità, dei paesaggi urban oppure dei paesaggi normali, ma la mia stampa prediletta è il ritratto. Ritratto che può essere in primo piano, un mezzo busto, figura intera, un piano americano. Dipende poi da quello ovviamente che si vuole stampare. Tendenzialmente io stampo sempre in due formati barra tre. Io stampo prevalentemente in 30x40 e in 50x70 e qualche volta faccio anche dei 20x30. Ad esempio, ci sono delle foto che sì, sono belle da tenere lì, dunque tu ti fai il tuo 20x30, bel tranquillo, te lo metti lì piccolino. Però quando si vuole il meglio, si cerca sempre il meglio, si cerca soltanto di fare una cosa molto bella e tecnica, allora si cerca di fare un bel 50x70, ragazzi, come questo. Guardate che bel ritratto, questa è la mia compagna, la modella professionista Liz. Cioè, purtroppo c'è la luce che non giova al meglio, fa da specchio. Guardate che bella stampa 50x70. Questo è un primo piano della mia compagna, appunto Liz. Questa è una stampa in fine art, stampata appunto, è una foto in bianco e nero stampata. È un ritratto in fine art, una stampa stampata con delle macchine tedesche di buon livello, è un 50x70. È una stampa che racconta molto, racconta il fatto suo. La foto per lei, cioè in partenza è bella, è una foto di ritratto, ovviamente un primo piano, una foto in bianco e nero molto particolare con un gioco di luci a mezzo, più di mezzo volto, anzi, 2/3 del volto sono in fase di illuminazione, 1/3 no, è una foto insomma che trasmette una certa espressività in quello che si vede, in quello che si fa. È una foto ovviamente che si è studiata. Ogni mia foto di ritratto in un certo contesto, soprattutto quelle da stampa, sono foto studiate, non sono foto fatte a caso. E fondamentalmente, insomma, le stampe sono veramente quello che dà vita alla fotografia. E io credo che la stampa prediletta sia per il paesaggio, per il ritratto, per qualsiasi cosa voi vogliate, il 50x70. Poi chi ha la fortuna di poter investire tanti soldi anche per le stampe può iniziare a stampare il 120%, come ho fatto io qualche volta, ma non sempre perché il 120% ha un costo abbastanza, diciamo, elevato e ampio. Già un 50x70 in fine art non costa poco. Se poi ovviamente iniziamo a stampare o gli 80x60, o i 100x80, o i 120x100, che sono i formati grandi più usati, adesso va un po' di moda da qualche anno a questa parte anche il 150x120, però calcolate un fine art e non tutti lo stampano, 150x120 siete capaci di spendere anche 150-160 € per una stampa, eh? Poi ovviamente sulla cornice, oppure si va direttamente al Forex, come faccio io di recente, che il Forex guadagni, nel senso che non devi spendere soldi per la cornice, però un buon Forex stampato bene ha un certo costo e ha una certa qualità, insomma. Dunque fondamentalmente valutate un pochino voi come volete stampare, cosa volete stampare. Il mio consiglio principale è stampare in 50x70 o in 30x40. Questi sono i due formati, a mio avviso, più adatti per le varie stampe, sia da esporre in una mostra che a tenere a casa, anche se per la mostra io sono un amante del 50x70, anche la mostra che farò a settembre del 2022 sarà 50x70, la mia mostra personale, e ovviamente la mostra con il gruppo Fotoarte Farnese saranno tutti 30x40 i formati.
E niente, insomma, questo è un pochino come funziona la stampa, perché bisogna stampare appunto per dar vita a una fotografia prende vita se viene stampata. Cercate sempre di stampare il più possibile le vostre foto, andate a stamparle in posti buoni oppure stampate online, che ci sono veramente dei siti professionali molto molto seri dove la qualità prezzo è buona e dove si possono arrivare ad avere veramente della qualità egregia. Con questo vi saluto, se piaciuto il video mettete like, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale, qualsiasi cosa scrivete, ragazzi che stanno veramente per iniziare ancora un qualcosa di interessante, per la rubrica fotograficamente parlando, per oggi è tutto. Ragazzi, ciao ciao, alla prossima!